Gentili telespettatori, buona giornata. Gli sbarchi sono diminuiti del 60% rispetto al 2024 nei primi sei mesi, ma sono uguali a quelli del 2022. Quindi dobbiamo esultare o no? Perché gli sbarchi diminuiscono del 60% sull'anno scorso, ma sono uguali a due anni fa. Fate come volete, potete saltare sul divano oppure rimanere un po' dubbiosi. Nei primi sei mesi del 2024 ci sono stati 25.345 arrivi. Nel 2023 erano 62.364. L'anno prima erano più o meno come quest'anno, quindi saltare sul divano ip ip urra o invece dire che non è cambiato nulla, ognuno di voi potrà tifare per quello che vuole. Le politiche, dicono i giornali di centrodestra, le politiche di Giorgia Meloni in materia dei fenomeni migratori funzionano. Funzionano rispetto all'anno scorso, ma non funzionano rispetto a due anni prima. Però, ieri il Viminale, guidato da Piantedosi, ha diffuso i dati sugli sbarchi relativi a questi primi sei mesi del 2024. 60% in meno di persone sbarcate rispetto al primo semestre del 2023. 25.345 tra gennaio 2024, rapportate alle oltre 62.000 dello stesso periodo dello scorso anno. Sempre il Ministero dell'Interno ha diffuso una casistica relativa alla nazione di provenienza delle persone che arrivano. Il 21% si dichiara bengalese, il 15% siriano, il 13% tunisino, il 6% egiziano, il 4% pakistano, eccetera. Di 5.000 persone non si conosce la nazionalità perché non hanno dichiarato nulla. Senza documenti, non dichiarano nulla, non si sa da dove arrivino. Certo, non puoi mandare indietro delle persone che non hai la minima idea da dove arrivino. Gli esponenti della maggioranza sono soddisfatti. Come vi dicevo, la maggioranza guarda sull'anno scorso, non guarda su due anni fa, quindi guarda al 2023 ed esulta. Quando gli si dice però nel 2022 erano uguali, cambiano discorso. Esultano dicendo che le politiche del governo Meloni sui flussi migratori hanno importanti risposte concrete con la diminuzione del 60% nei primi sei mesi. Carta canta, dati cantano. E così gli esponenti della maggioranza, scrivono i giornali di destra, non hanno dimenticato le critiche arrivate da sinistra in questi mesi. E dicono: i soliti detrattori che si crogiolavano sui fantomatici aumenti degli sbarchi, dice Foti, vengono ancora una volta messi a tacere con la realtà dei numeri. E i dati forniti dal Viminale, dicono, anche certificano gli sbarchi che sono più bassi rispetto allo stesso periodo. Non è solo il rapporto tra l'ultimo anno. Foti poi ha messo un accento su quanto messo in campo da Meloni. Credibilità a livello internazionale. Quindi Foti dice: la Meloni è credibile a livello internazionale e ha capacità di offrire una visione ad ampio raggio sui flussi migratori, col coinvolgimento delle nazioni africane che
puntino sul loro sviluppo. Le nuove linee lanciate da FDE, Fratelli d'Italia, al governo, si dimostrano concrete ed efficaci. E poi il pensiero vola al piano Mattei, apprezzato dai leader del G7, che una settimana fa si è concluso in Puglia. Anche la Lega è estremamente soddisfatta, calano gli sbarchi di migranti grazie al grande lavoro del ministro Piantedosi, della Lega e di tutto il centrodestra al governo. Ha fatto sapere Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissioni esteri difesa al Senato. Alleanza Verdi-Sinistra critica i numeri e dice meno immigrati ma più lager. Questa pare la illogica filosofia del governo. Ma questa è una sciocchezza. Questa affermazione di Alleanza Verdi e Sinistra è una vera e propria sciocchezza. Non vuol dire niente, è una frase senza senso. Più lager. Ma quali? Ma dove? Ma quando? Ma quando? Cosa c'entra? Se arrivano meno persone ci sarebbero più centri di accoglienza, no? Vabbè, insomma, lasciamo le sciocchezze dette da Alleanza Verdi Sinistra che danno fiato alla bocca, e poi dice che va segnalata un'ondata di sbarchi a Lampedusa. Come all'inizio di ogni estate, ora allo spot nell'isola sono presenti solo 239 persone. Adesso vedremo come si svilupperà la seconda parte dell'anno. Vedremo se questa tendenza del meno 60% continuerà, perché la seconda parte dell'anno scorso sono stati molto bassi gli sbarchi. Quindi potrebbe essere che nella seconda parte dell'anno gli sbarchi vadano alla pari o con meno 10, meno 15. A questo punto vedremo a fine anno i dati comparati con l'anno scorso e comparati con il 2022, perché l'anno scorso è stato molto alto, molto molto alto, molto più alto del 2022, per quello che oggi i dati sull'anno scorso sono meno 60 e sono sostanzialmente uguali sull'anno precedente al 2023, cioè il 2022. Vedremo a fine anno, faremo poi un resoconto per capire se dobbiamo saltare sul divano esultando oppure dire ah, ho capito. Vedremo a fine anno che cosa dire, saltare o dire qualcos'altro. Arrivederci a tutti e grazie.